La seduta è aperta. Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale. Per favore, accomodiamoci, signori del governo, colleghi deputati. La seduta è aperta. Prego. Processo verbale della seduta del 13 ottobre 2015. Presidenza Boldrini Giachetti. La seduta comincia alle 10.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 9 ottobre 2015. La Presidente dà conto delle missioni. Si passa alle dichiarazioni di voto finale sul testo unificato delle proposte di legge numero 9 ed abbinate. Intervengono i deputati Di Lello, Francesco Saverio Romano, La Russa, Gigli, Invernizzi, Pinna, Costantino, Dorina Bianchi, Calabria, Annuti, Ciauchi, Andrea Maestri, Marazziti, Cromblickler, Matteo Bragantini, Polverino e Bueno, nonché per rivolgere parole di ringraziamento relatrice per la maggioranza Fabbri e il presidente della prima commissione Mazziotti di Celso. La Camera quindi, autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il testo unificato delle proposte di legge numero 9 ed abbinate. La Presidente, levatasi in piedi, esprime a nome dell'Assemblea sentimenti di cordoglio per le vittime del recente attentato terroristico ad Ankara. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si associano le espressioni di cordoglio i deputati Amendola, Manlio Di Stefano, Palese, Cicchitto, Scotto, Rabbino, Rondini, Fritz Gelal, Nissoli e Di Lello. La seduta è sospesa dalle 12.40 alle 15. Alla ripresa il Presidente dà nuovamente conto delle missioni. Si passa al seguito della discussione della proposta di legge numero 2874. Dopo interventi sul complesso delle proposte emendative, la Camera, previa dichiarazione di voto e respinte le restanti proposte di modifica poste in votazione, approva l'emendamento 1.56, il subemendamento 0.1.100.4, gli identici subemendamenti 0.1.100.5 e 0.1.100.1, nonché l'emendamento 1.100 e l'articolo 1. Si passa alla trattazione dell'unico ordine del giorno presentato che, insistendo il proponente per la votazione, la Camera respinge. La Camera quindi, autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica la proposta di legge numero 2874. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i relatori Sarro e Verini per la maggioranza e Ferraresi di minoranza, il sottosegretario Ferri, nonché i deputati Santerini, Capezzone, Piepoli, Ferranti, Bonafede, La Russa, San Nicandro, Buttiglione, Molteni, Fiano, Longo, Sisto, Manlio Di Stefano, Colletti, Marzano, Bianconi, Nastri, Monchiero, Daniele Farina, Marotta e Turco. Il Presidente avverte che, secondo le intese intercorse, la trattazione degli ulteriori argomenti all'ordine del giorno è rinviata alla successiva seduta. Quindi, sulla base della proposta della Giunta delle elezioni, dichiara convalidate le elezioni dei deputati Andrea Maestri nell'undicesima circoscrizione Emilia-Romagna, Beatrice Brignone nella quattordicesima circoscrizione Marche, Giovanni Palladino nella diciannovesima circoscrizione Campania 1 e Antonio Como nella ventesima circoscrizione Campania 2. Intervengono infine sull'ordine dei lavori i deputati Latronico, Baroni, Manlio Di Stefano, cui rende precisazioni il Presidente, D'Ottavio, Massimiliano Bernini, Molteni e Invernizzi, nonché, per sollecitare la risposta a propri atti di sindacato ispettivo, i deputati Nesci e Vallascas. La seduta termina alle 18.25 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 14 ottobre 2015 con inizio alle 9.30. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Grazie. Grazie. Prego. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Alfreder, Michele Bordo, Bratti, Caparini, Capelli, Di Lello, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Giancarlo Giorgetti, Guerra, Leva, Marazziti, Marotta, Pes, Pisicchio, Realacci, Rosato, Sanga, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco e Villeco Calipari sono in missione a decorre dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A a resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2015. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel calendario.